Amici Lombardia Sat, questa sera alta moda qui, la moda amica in via San Remigio l'1 a Vimodrone in provincia di Milano con Comart to Fashion. Ospite d'eccezione nella casa di Carlo Scotti c'è Ludmilla Radchenko. Sì, proprio lei, l'ex velina, l'ex starlet e showgirl delle reti Mediaset, che dal 2008 ha deciso di fare l'artista. E che artista, riconosciuta in tutti i campi internazionali, in tutte le gallerie. Ludmilla Radchenko oggi qui presenterà le sue opere, ma presenterà soprattutto le sue collezioni. Seguitemi! Foulard Art. Foulard Art, le stampe sono dei disegni di Ludmilla Radchenko, sempre qui all'interno dello showroom Moda Amica di Vimodrone in via San Remigio l'1, patria, casa di Carlo Scotti. Noi assisteremo a una serata di gala interessantissima e andremo appunto a parlare col padrone di casa, ovviamente con Carlo Scotti. Seguitemi! Siamo qui con Carlo Scotti. Carlo Scotti, l'anima di Moda Amica. Ma perché Moda Amica? Moda Amica, quando abbiamo creato questo negozio, ci siamo posti la domanda: come facciamo a chiamare, a identificare la nostra attività? E siccome venivamo da un trascorso di rapporti di amicizia, dove avevamo venduto già bei vestiti, cominciando con un'attività nuova ho detto: perché no, sono tutti amici, vendiamo moda, facciamo la Moda Amica. Stasera è stata una serata particolare perché from art to fashion, quindi l'arte portata proprio nella moda, e abbiamo come testimonial appunto la nostra amica Ludmilla Radchenko. Ludmilla che tra l'altro la sua arte l'ha portata appunto sui vestiti, ma anche su dei foulard che tu ovviamente vendi nel tuo atelier, nel tuo showroom qui a Vimodrone. Sì, devo dire che abbiamo cominciato non da tanto tempo, ma abbiamo introdotto nelle nostre collezioni che vendiamo anche questi full art, e piacciono tantissimo perché effettivamente sono il trasferimento di un sentimento che la Ludmilla mette nei suoi quadri, e riportata su tessuti preziosi, perché questi full art sono fatti in cashmere e seta. E la stampa rende moltissimo, sono dei foulard che piacciono tantissimo agli uomini, anche alle donne tantissimo. E lo stesso foulard può essere indossato in diverse maniere, ha una colorazione che si abbina moltissimo e è diventata molto moda. Del tuo showroom qui a Vimodrone in via San Remigio all'1, abbiamo anche in via delle Perle un altro brand conosciutissimo e soprattutto di altissima qualità, come tutto l'abbigliamento che tu vedi. Sì, è vero, noi qui da noi abbiamo privilegiato il Made in Italy vero nelle collezioni che ci sono esposte. C'è un Made in Italy che è la nostra ricerca, quindi è questo quello che diamo agli clienti. Via delle Perle in particolare è un brand che è esclusivamente Made in Italy. Hanno un'attenzione particolare, vincente, sia nei tessuti, nei ricami e nelle applicazioni, che danno un prodotto che è facilmente riconoscibile e molto apprezzato dalle donne. Abbiamo visto anche dei riconoscimenti appunto alla serata di oggi con Ludmilla Radchenko, con Alberto Guardiani, un altro brand famosissimo in tutto il mondo. Anche qui il Made in Italy fa da padrona a casa tua. È vero, Alberto Guardiani è stato un altro amore nostro, come la Ludmilla sicuramente ha cominciato con noi. Alberto Guardiani io l'ho conosciuto come stilista giovane, è un creativo nelle scarpe, è uno stilista vero, è uno stilista che tutte le stagioni riesce a stupire per modelli nuovi,
per materiali nuovi sia nell'uomo che nella donna. Abbigliamento italiano sempre più conosciuto nel mondo, soprattutto adesso con l'apertura delle frontiere, quindi all'est, con clienti russi, clienti comunque sempre internazionali. È un destino che vedrà il fashion italiano sempre crescere? È vero, noi ce la mettiamo tutta anche in un periodo di crisi e sappiamo che sicuramente il nostro, le nostre armi sono vincenti perché ricerchiamo e promuoviamo nel mondo dei prodotti di alto livello. L'alto livello è riconosciuto, lo stile italiano vince sempre e sicuramente noi lo porteremo sempre anche nella nostra attività, nella nostra azienda, dove sta entrando la generazione nuova che collabora, mia figlia e mio genero mi danno la sicurezza di poter continuare questa attività con slancio, i miei nipoti che sono piccolini sicuramente apprezzeranno moltissimo questo ambiente perché già sono vivono benissimo il nostro negozio, la nostra attività, i nostri clienti. Allora grazie a Carlo Scotti, Moda Amica, ricordiamo la Vimodrone via Sagrigio 1, Vimodrone ovviamente Milano è sempre capitale della moda. Pop art, che cos'è la pop art? È praticamente l'emblema del consumismo, è nato con Andy Warhol e continua nell'incarnazione di Andy Warhol con appunto Ludmila Radchenko. Ludmila Radchenko, questo è un quadro che dà appunto modo di capire che il consumismo è ancora presente in questo periodo economico di crisi, ma lo chiediamo direttamente all'autrice Ludmila Radchenko. E siamo qui, Moda Amica, con la protagonista di questa serata, di Gran Gala, ma non solo, serata in cui abbiamo visto le sfilate delle modelle con abiti eccezionali, ma anche dei quadri e soprattutto dei foulard creati appunto da Ludmila Radchenko. Inutile presentarla, ha lasciato i palcoscenici nel 2008, hai detto a me non me ne importa più niente del jet set, io faccio quello che mi piace di più, ovvero l'arte creare. E abbiamo visto infatti qui sulle pareti di Moda Amica le tue opere e le vediamo anche sul foulard. Ma come mai questa idea, questa pop art, che ha iniziato la sua avventura da questo pop art studio a Milano, ma tu hai iniziato effettivamente molto prima studiando appunto design soprattutto? Sì, io ho studiato design e ho ricominciato qualche anno fa con l'arte e devo dire qualche anno fa è nata l'idea di riportare l'opera su un tessuto pregiato per poterlo indossare. Questa idea è piaciuta molto prima agli amici, poi ai clienti, poi diciamo al pubblico dell'arte, perché abbiamo cominciato dalle fiere d'arte. È una specie di multiplo d'arte innovativo che viene semplicemente indossato tutti i giorni da chi ama l'arte, da chi ama le cose belle. Abbiamo visto nelle tue opere appunto stampa digitale e poi acrilico, abbiamo poi con le spatoline, io ho visto anche i tuoi filmati mentre crei nel tuo atelier con le spatoline, ecco, ma questa idea da dove ti arrivano? Soprattutto questi colori vivaci, perché tu sei siberiana, in Siberia non è che ci siano proprio colori vivacissimi. Hai detto bene, pop art si rivolge la propria attenzione al mondo di consumo. Quindi, essendo nata in un paese sovietico che rifiutava qualsiasi commercio, qualsiasi brand, eccetera, quando ti manca qualcosa ti attira proprio quello. Quindi brand, le città come New York, le insegne, le icone. E si vede che, essendo nata nel paese grigio, sono attirata dai colori, dai marchi, dai brand, però avendo superato questa fase, prima fase quando noi diciamo dall'est siamo molto attratti da brand, ho cominciato a creare io il brand sposando l'arte e facendolo diventare brand.
2015, Milano, Verona, Bergamo, ma anche Svizzera, Olanda, Miami, insomma, in giro per il mondo, riconoscimenti internazionali, forse non te l'aspettavi. No, non me l'aspettavo, ma si vede che la qualità di ciò che stiamo facendo con la mia squadra attira l'attenzione delle persone che sanno già fare il loro prodotto, il loro, diciamo, lavoro. Quindi io sono felice di poter contribuire nel business di qualcuno che sa già fare il loro business. Quindi i prossimi progetti importantissimi saranno a Miami, stiamo preparando un progetto che esporremo ad Art Miami durante Art Basel. Sto lavorando molto con la galleria di Miami, e New York e Roma, è una catena che adoro. Il prossimo appuntamento molto carino, importante, dove vi invito tra l'altro 11 settembre nella Vigna di Leonardo, curato da Susanna Messaggio con presenti giornalisti e poi critici d'arte. Lì esporrò la nuova serie che si chiamerà Fly, dedicata al 2015, da dove nasceranno poi altri progetti fashion. Quindi non nascono solo a Milano, ho fatto studio di Milano in via Varanini se non sbaglio, ma nasce un po' in tutto il mondo anche grazie alla tua squadra, no? Sì, assolutamente, assolutamente, anche alle gallerie che comunque promuovono il mio lavoro. Adesso sto lavorando con una galleria, Bel Air Fine Art, che è una catena francese tra Saint-Tropez, Svizzera e Forte dei Marmi. E, diciamo che si sta allargando molto il giro e io sento di anche poter allargare anche la mia squadra. Questo mi fa molto piacere. Se mi posso permettere, poi ti lascio, però le tue migliori opere sono tua figlia innanzitutto e poi tuo marito Matteo Viviani, ricordiamo, uno dei cast delle Iene, Matteo Viviani che è anche scrittore, quindi lui scrittore pulp e tu invece... Devo dire che con lui abbiamo trovato un bel connubio, perché stiamo crescendo insieme, abbiamo fatto sempre questa crescita insieme, perché siamo figli di nessuno, tra virgolette, che ci hanno trasmesso molto amore e attenzione, molta voglia di fare, e forse anche per questo, grazie a questo, avevamo fame di conquistare il mondo. E quando io vado avanti, lui fa un altro gradino. È sempre così, perciò secondo me l'amore è anche ammirare uno l'altro e andare avanti essendo orgogliosi uno dell'altro. Quindi questo fatto è molto forte nel nostro rapporto. Allora Ludmila Radchenko, in bocca al lupo per le tue opere e soprattutto per la tua carriera che è già iniziata benissimo. In bocca al lupo. Moda Amica con Ludmila Radchenko, abbiamo sentito i protagonisti, Carlo Scotti in primis, una serata di alta moda, una serata che fa ben sperare per il Made in Italy e come tutte le cose si chiude il sipario. Alla prossima, da Dario Martucci, Lombardia Sacra.